ha svuotato una città come Ivrea, tutti i pendolari, c'era non ci anche sono San più. Bernardo, stabilimento di San Bernardo, completamente E vuoto. adesso cosa fa l'Olivetti, come marchio Olivetti? Mi hanno detto Poco e fotocopiatrice. niente, stampanti Stampante. faranno cosine così, cioè, ma ormai è proprio Lumicino che si spegne. lumicino, sì. Che peccato. Così sotto l'indifferenza dei sindacati, l'indifferenza dei Ma noi abbiamo governi. lottato tanto, noi abbiamo lottato tutti gli scioperi, tutto quello che si è potuto fare, poi non c'è stata la buona volontà di tenere su in piedi una fabbrica così. Ho iniziato con De Benedetti, poi è andato avanti con Colaninno Ma e poi Colaninno ha vai con Liscio. preso già un cadaverone. Sì, anche Telecom ha fatto la stessa cosa, comprate a debito, spolpate dall'interno, Monte dei Paschi, spolpate Bravo. dall'interno. Cioè entrano con questi Sì. equity, si fanno prestare i soldi alle banche, strozzano e strizzano quello Bravo, che sì. c'è, poi lasciano il cadavere Lasciano sul mercato e se proprio ne il vanno. E poi cadavere. De Benedetti lo troviamo a fare l'imprenditore nelle università, va a spiegare. Dovrebbe essere interdetto perennemente a mettere piede in università, o se no andare a dire quello Siamo che in non dovrebbe Italia, mai fare un sempre siamo in imprenditore. Italia, guarda. Cioè è incredibile. Parlano sull'etica, sull'imprenditoria etica. Vanno in televisione, nei talk show. Vanno nelle università a insegnare ai ragazzi come si Sì, dirige un'azienda. bravo. Questa gente che vive in Svizzera, che attraverso i loro giornali hanno depistato l'informazione per 20 anni. Sono È ancora incredibile. riveriti e serviti, È capito? Gente incredibile. come me che ha lavorato 40 anni mi è andata di lusso per un pelo che mi è arrivata la lettera dall'INPS con l'idoneità nel 2015 per la pensione. Ma fino alla settimana scorsa non sapevo che caspita ero. Hai capito? Stasera fai il Sì, andiamo lì comizio? alle 5, Ma andiamo lì a dove? Ivrea, Piazza piazza. Tinetti? Piazza. Ascolta, ti Sì, posso ma fare, me la certo, fai una sì. foto con, eh no, perché mio marito qui ti adora, eh. Ho detto non darmi dispiacere perché sei sempre stato un Ci omaccione, aspettavamo. adesso Ma Beppe, Beppe, ho detto, non facciamo scherzi. Guarda, è così e schiacci solo il metto. Grazie Beppe, attenzione che sono hai arrivato ragione, perché avevo la mia musichetta, giusto per tirarmi sul morale. Bravo Beppe, sei un grande. No, se fossero veramente tutti come te e se la gente ti venisse veramente dietro, forse si riuscirebbe Ma a io cambiare credo qualcosa. che, comincia Sì, la a gente a mandarli a casa capire. e basta. Ci va Mandarli gente giovane, gente motivata, a... onesta e basta. È vero. E L'onestà basta. bisogna che L'imprenditore. rientri nel Che circuito, bella! Ormai Ormai del qualche modo di prospettiva. pensare. Dai, vengo a ascoltarti alle Sì, ci 5. vediamo lì. Ciao. Grazie Beppe. In bocca al lupo, Oh, mi Beppe, qui sono raccomando. Beppe. Sì, Beppe sei. Beppe sono. Beppe, ne? Ciao. Beppe. Beppe. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, 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 bacini. ciao. Bene, allora direi che questo reportage di questa contestazione può definirsi concluso. Allora, prima vi spiego, Beppe si è allontanato perché per 2 volte di seguito ha continuato a squillare il telefono e quindi giustamente dice, ma porca miseria, proprio adesso devono telefonarti, io avevo dimenticato di togliere la suoneria, chiedo scusa. Il motivo è questo, però poi ho abbassato la suoneria e abbiamo ripreso, ok? E questo perché siamo proprio così in diretta, quindi senza trucco e senza inganno. Qualcuno mi dice che forse ho l'obiettivo sporco, prova a ripulirlo. Ecco, spero che adesso vada meglio, a parte che sono contro luce, ecco, così sicuramente andrà meglio ancora. Bene, direi che è tutto, vi saluto. Nel frattempo sono arrivate altre 2 cittadine di Ivrea. Come si chiamano gli abitanti di Ivrea? Eporediesi. Puoi ripetere lentamente? Eporediesi. Eporediesi, Dal perché poeta. Ivrea, ecco, perché il nome cos'è? Latino o greco? Romano. Romano era Eporedia, Eporedia. quindi Eporediesi. Stupendo. Quante cose sto imparando? Quindi non io avrei detto Ivreini, Ivregiani, No, no, no. Eporediesi. Bene, grazie, arrivederci, ciao, Ciao, ciao. grazie. Ciao. Bene, noi adesso risaliamo sul camper e ci cominciamo ad avvicinare alla piazza dove ci sarà l'incontro con gli Eporediesi. Ma i contestatori che fine hanno fatto? Sono andati via? Sì, Li hanno sono arrestati? andati in piazza. No. Ah, sono andati in Hanno piazza. fatto striscione in piazza. Ah, ok. Quindi la contestazione continuerà in piazza. Va bene, allora per il momento è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione. Ci vediamo da piazza. Come si chiama la piazza? Piazza? Piazza Ottinetti. Ottinetti, piazza Ottinetti a Ivrea.
A più tardi, ciao a tutti.